Il comune di Castelluccio dei Sauri, nel Foggiano, ha dedicato a un suo cittadino la biblioteca. Si tratta di Don Michele Falcone, sacerdote che la comunità ha perso nel 2016. Vediamo. Una grande passione per l'insegnamento che considerava una missione e non un semplice mestiere. Era la vocazione di Don Michele Falcone, sacerdote nato a Castelluccio dei Sauri, nell'arcidiocesi di Foggia Bovino, il 26 gennaio 1945 e che la comunità ha perso il 24 giugno 2016. Ordinato presbitero da Paolo VI il 17 maggio 1970 in piazza San Pietro, ha speso la sua vita al servizio della fede e della cultura. Stretto il suo legame con la comunità di Sant'Agata di Puglia. È stato un sacerdote della gente e per la gente, quindi un sacerdote che ha vissuto appieno la sua missione sacerdotale, quindi nella sua carità, nella sua speranza, nel suo fare, il vero sacerdote. Quindi non era un clericale, ma un prete-prete, colui che cioè cercava di essere il più possibile costruttore nella comunità di due pani, il pane dell'Eucaristia e il pane della cultura. Grazie a lui la comunità ha vissuto momenti importanti con la presenza di quattro cardinali, tra i quali il cardinale Ursi dell'arcidiocesi di Napoli, poi l'altro cardinale anche molto caro a Sant'Agata, è Monsignor Salvatore De Giorgi, Cardinal Salvatore De Giorgi, già nostro arcivescovo metropolita di Foggia Bovino. Il comune di Castelluccio dei Sauri gli ha dedicato la biblioteca cittadina. L'edificio, rinnovato e recuperato, ha l'obiettivo di creare comunità, aggregazione tra varie culture e integrazione delle diversità, secondo l'insegnamento di Don Michele, considerato da molti un raffinato teologo. Per lui, che è stato tra l'altro direttore dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose di Foggia, per elaborare un discorso etico e morale è necessario partire dalla persona. Facendo sua un'affermazione di San Giovanni Paolo II, amava dire: una fede che non diventi cultura è una fede non pienamente accolta, non interamente pensata, non fedelmente vissuta. Don Michele Falcone, insieme all'altro sacerdote Padre Lorenzo Montecalvo, nativi di Castelluccio, hanno profondamente inciso la mia storia vocazionale. Io fin da bambino frequentavo la parrocchia, anche questo luogo che è caro a tutti i castellucesi, perché è il luogo della cappella Madonna delle Grazie, che è la nostra patrona. Don Michele, in modo particolare, io ho visto in lui sempre l'uomo delle relazioni, anche nel presbiterio, anche nei ritiri, anche nelle assemblee di clero, ho visto in lui questo lato bellissimo dell'umanità. Don Michele è stato un esperto in umanità.